Buonasera, eccovi collegati con Perugia. Tra qualche minuto campionato mondiale dei pesi medi junior, cioè i super welter, versione IBF. Gianfranco Rosi, che ormai è un veterano di sfide mondiali, ne ha già fatte 10. Gianfranco Rosi affronta un avversario americano in una difesa volontaria, Gilbert Battist. Ora tutti sappiamo che le difese volontarie di solito sono difese con avversari non dico di comodo ma abbastanza accessibili. Bene, invece l'avversario di stasera, Battist, in seguito agli ultimi successi per KO, è balzato al numero 2 delle classifiche della IBF e quindi un pugile di grossa quotazione internazionale, un avversario difficile, un avversario da scoprire, perché ha 34 incontri all'attivo con 23 vittorie e 11 sconfitte. 11 sconfitte per un professionista sono tante, però la maggior parte le ha ottenute nella prima parte della carriera. Negli ultimi 20 incontri ha vinto 17 volte e ha perso soltanto 3 volte, ma quel che è più interessante è che nelle ultime sue 3 prestazioni ha vinto sempre per KO. E tra l'altro nell'ultimo match disputato il 30 settembre ha battuto l'americano Ron Amundsen per KO alla terza ripresa. Amundsen è stato avversario di Rosi quest'anno in marzo a Saint Vincent e fu battuto da Rosi ai punti. Invece Battist l'ha battuto per KO alla terza ripresa. Prima di questo match, che è stato l'ultimo di Battist, il pugile americano, l'avversario di stasera di Rosi, aveva combattuto in luglio in Francia e aveva battuto per KO all'ottava ripresa Laurent Boudouani, che è stato medaglia d'oro a Los Angeles, quindi un altro grosso pugile. Dobbiamo dire che comunque Gianfranco Rosi stasera avrà il grande calore come sostegno del pubblico di Perugia. Perugia si è mobilitata, la tifoseria che ovviamente ha in Rosi il suo punto di riferimento tra i campioni sportivi, è qui presente il palazzo dello sport gremito, ci sono oltre 4.000 persone, quindi uno sforzo organizzativo che è stato fatto dalla sigla organizzativa di Renzo Spagnoli in collaborazione col commendator Chiabolotti di Perugia, che è lo sponsor tra l'altro di Gianfranco Rosi e che è tornato ad occuparsi di Rosi proprio in questa circostanza. Sono presenti a bordo ring anche personaggi del giornalismo, del pugilato, c'è Patrizio Calambai qui alle mie spalle con la moglie che è il campione europeo dei medi in carica, c'è Sandro Lo Popolo, campione, è stato campione mondiale dei super leggeri, e sono presenti anche molti altri pugili. Al mio fianco, come sempre nei campionati del mondo, Nino Benvenuti, che ci darà il suo conforto tecnico. Nino, questo Battist è un avversario enigmatico a questo punto. Certamente, direi che è un uomo con due vite. La prima parte, quella del passato remoto suo, non molto esaltante, ma c'è una seconda parte, quella dopo essere stato al fianco di Archie Moore dal figlio, un pugile nuovo, un pugile che a quanto pare è cambiato completamente, un pugile che sicuramente questa sera ci farà vedere qualche cosa e probabilmente impegnerà a fondo anche il nostro Gianfranco. Ed eccolo sul ring, Gilbert Battist, 26 anni circa, è nato a Newark nel New Jersey. Ripetiamo il suo record, 34 incontri, 23 vittorie, 8 delle quali per KO e 11 sconfitte. Attualmente è tra l'altro campione nordamericano proprio per via del successo ottenuto contro Ron Amundsen per KO la terza ripresa. Per lui è il primo mondiale, mentre Rosi, dicevamo, è all'11° match, ne ha già disputati 10 per il mondiale con 9 vittorie. Rosi è un personaggio molto serio, è un personaggio molto amato dal pubblico che segue il pugilato in Italia e forse
oggi il pugile più popolare, un ragazzo molto serio, abbiamo sottolineato altre volte il suo impegno umano. Rosi tra l'altro aiuta molte associazioni umanitarie qui a Perugia, e tra l'altro dobbiamo dire che sono venuti stasera proprio i componenti del Comitato per la Vita Daniele Chianelli per la ricerca e la cura dei tumori e leucemie dei bambini. Ebbene, Rosi è molto vicino a questa associazione, ha fatto molto per loro e loro sono venuti a chiedere di ringraziare pubblicamente Rosi, un ringraziamento che ci sembra doveroso nei confronti del nostro campione. Lo vedremo tra qualche istante Rosi. Sulla destra quell'uomo con i capelli grigi che avete visto con i baffi era il padre di Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi ha un record di 55 incontri, 52 vittorie, 18 delle quali prima del limite, 3 sconfitte. Sconfitte sempre in incontri validi o per europei o per campionati del mondo. Stasera prende una borsa di 250 milioni. Ed ecco arriva, preceduto da Renzo Spagnoli, arriva Rosi col suo clan, c'è il pugile di Salvatore che tiene la cintura di campione del mondo di Rosi. C'è una coreografia notevole stasera qui a Perugia. Eccolo Rosi al peso, vi ricordo, Rosi 69,8 kg, 50 grammi in meno del limite della categoria, mentre 69,2 kg ha fatto il suo avversario. Ecco Gianfranco Rosi che sale sul ring, sempre molto concentrato Rosi. Rosi, sapete, è un pugile molto particolare, è un pugile che non ha grande potenza, non ha grande classe, ma ha una discreta tecnica e soprattutto ha una grande, ha un grande senso tattico sul ring. È un pugile che sa adattarsi a qualunque avversario, sa sempre trovare la chiave vincente con qualunque avversario si trovi ad avere a che fare. Siamo agli inni nazionali, cominciamo con l'inno americano in omaggio all'arbitro che è lo statunitense Nelson, e naturalmente anche in omaggio al pugile sfidante Gilbert Battiste. Per l'arbitro Nelson e per l'americano Gilbert Battiste. La giuria, vi ricordiamo, è formata da 3 giudici: Cairo, Stati Uniti, Harris, Gran Bretagna e Montella, Italia. Ed eccoci alle note dell'inno di Mameli. Dunque
Tra l'altro ricordava Benvenuti che Battista è passato alla guida di Billy Moore, il figlio di Archie Moore, e stasera Archie Moore, il mitico Archie Moore, campione mondiale dei medio massimi dal 52 al 59, è qui presente a bordo ring. Allora Nino, una tua valutazione su Gianfranco Rosi, su questo personaggio, sulla sua personalità, sulla sua tecnica. È proprio il caso di dirlo un personaggio, è un pugile che... Scusa Nino, ecco Archie Moore. Da sottolineare, medio massimo, campione del mondo, un uomo che ha fatto veramente la storia quando lui combatteva del pugilato mondiale. Sai, ho controllato il suo record, ha vinto 129 volte per KO, mai nessun pugile a livello ufficiale ha ottenuto tanti KO. È stato eccezionale, veramente incredibile, un pugile eccezionale. Il nostro Rinaldi che l'ha incontrato può dire qualcosa. Ma ritornando a Gianfranco Rosi, è un pugile fuori da certi canoni. Direi che quando era dilettante ci si aspettava di lui qualche cosa come professionista, ma non tanto quanto avrebbe fatto per quello che ha saputo dare. Era un pugile modesto, discreto, quasi pauroso sul ring. Oggi è un pugile che la sua prima qualità è proprio il coraggio, la spavalderia, la sicurezza nei suoi mezzi. È un pugile che vede dentro a se stesso più di qualsiasi altro. I suoi avversari possono essere forti, ma lui li affronta con la stessa grinta di tutti. La convinzione di essere il migliore è quella che gli dà la sua forza. Anche questa sera Gianfranco Rosi si trova di fronte a un avversario che è più giovane di lui di molti anni, ma saprà dare il meglio di sé e certamente alla fine vincere. Bene, ed eccoci al campionato mondiale dei medi junior. Rosi contro Gilbert Battiste. Tutto è pronto. A centro ring l'arbitro statunitense Nelson, che non ha diritto di voto. Qualche attimo ancora, sta osservando i tre componenti la giuria. Nelson, comincia il match, prima ripresa. Subito l'americano a centro ring con Rosi, che ricordiamo una grande mobilità sulle gambe oltre che sul tronco nelle schivate. Rosi gli gira attorno, cerca di entrare ora, ha toccato al corpo più volte l'americano, in uscita Rosi è andato a segno col suo destro al volto. Rosi è subito riuscito a mandare a vuoto l'americano, che col sinistro dritto cercava di disturbare l'azione del pugile italiano. L'americano si è allenato a Terni. Amici di Terni dicono che è un pugile molto potente, Battiste, ma tecnicamente non eccezionale. Ernesto Sabati, che l'ha seguito, e Ernesto Sabati è stato un campione d'Italia, ha detto che tra l'altro Battiste non è dotato del pugno da KO, ma a corta distanza il suo lavoro è notevole. Molto attento, molto guardingo Rosi. Si abbassa molto col busto l'americano, vedete anche adesso si è abbassato parecchio. Sta a corta distanza Rosi, è riuscito a imbrigliare bene l'azione di Battiste. Battiste inizia quasi sempre le sue azioni col sinistro dritto. Montante destro in uscita di Rosi, è andato a segno.
sinistro dritto d'incontro buono di Rosi, poi ancora il sinistro e ha doppiati i colpi, ma il primo colpo era il più preciso e più efficace, il sinistro dritto di Rosi, e finisce la prima ripresa. Un Rosi che non ha voluto rischiare molto, ha voluto vedere di che pasta è fatto il suo avversario. Questa mi sembra la mia, è la mia opinione, e mi sembra che Rosi appunto non abbia voluto neanche scoprirsi tanto. Sentiamo Nino. Una ripresa con nulla di fatto, Gianfranco che ha cercato di capire da dove potevano venire i colpi più pericolosi, e mi sembra che abbia visto che proprio era i colpi al corpo, quando è da vicino con insistenza colpisce ai fianchi il suo avversario, ma non sono colpi pericolosi perché sono portati da brevissima distanza. Ad ogni buon conto, ancora si devono vedere le cose più belle, e fino adesso Gianfranco non dimostra di essere in pericolo con questo avversario. Intanto Balani, Nazareno Balani dalla regia ci ha riproposto proprio l'azione in cui Rosi aveva portato quei due sinistri d'anticipo che avevano centrato il bersaglio. Siamo alla seconda ripresa. Sinistro di Rosi, poi lavora il corpo Battist con due ganci al fianco. Poi sposti di qua a destra e metti in destra. All'angolo di Rosi, Silverio Gresta, il suo procuratore, e il maestro Bocciolini. Sinistro e destro di Battist sono andati a segno. Due colpi precisi messi a segno dall'americano. Risponde Rosi, che evidentemente ha assorbito bene questi due colpi, una combinazione sinistro-destro di due colpi al volto messa a segno dall'americano, i primi colpi realmente efficaci, poi un buon destro di Rosi, un gancio al volto, chiude con un montante destro Rosi dopo l'intervento dell'arbitro. Ha toccato con tre colpi a corta distanza Rosi, poi è venuto via. Lavora il corpo l'americano. È entrato col destro dritto Rosi. Ancora il destro di Rosi al volto in uscita. Sinistro e destro di Rosi. Poi la reazione di Battist in corpo a corpo. Ha mandato a vuoto il sinistro di Battist ed è rientrato col suo destro, e poi ha chiuso ancora con un doppietta destro-sinistro, ancora destro-sinistro di Rosi, poi il destro ingancio in corpo a corpo al volto da parte di Battist. Due destri al corpo da parte dell'americano sono andati ancora a segno. Lavora molto, in effetti punta molto al bersaglio grosso, alla figura, il pugile statunitense, e poi chiude bene l'azione Rosi con questo montante destro. Ancora Rosi d'anticipo sull'americano che veniva avanti, montante destro in chiusura ancora di Rosi, 1-2 dritti di Rosi perfetti, poi si scatena l'americano in corpo a corpo, ma è buona la reazione di Rosi che è più veloce di Battist e riesce a prenderlo sul tempo. L'americano è un po' lento, Rosi ha sentito all'inizio due colpi dell'americano ma poi si è ripreso bene. A mio parere questa ripresa, come del resto forse la precedente, sono di Gianfranco Rosi, quindi sentiamo il commento tecnico di Nino Benvenuti. Sì, certamente Gianfranco in questa ripresa ha fatto qualche cosa di più della ripresa precedente e a mio avviso l'ha vinta. Battista si porta sotto e porta dei colpi al corpo violenti anche, ma fuori bersaglio, non sono colpi interessanti. Ecco, qui c'è, scusa Nino, vedi il destro di Battist che è il colpo più efficace che il pugile americano ha messo a segno. Nell'azione di Battist al corpo, Gianfranco riesce sempre però ad uscire con dei colpi che arrivano al bersaglio.
colpi precisi, colpi da punteggio e colpi anche pericolosi, quindi non c'è problema. Il Battiste è lento e rispetto a Gianfranco non mi pare che ci sia molto da fare. Siamo alla terza ripresa da Perugia, vi stiamo trasmettendo in diretta il campionato mondiale dei pesi medi junior. Gianfranco Rosi, che è il campione in carica, contro l'americano di colore Gilbert Battiste. L'americano ha uno strano modo di aprire le sue azioni, porta questo sinistro dritto abbassandosi notevolmente col busto, è un colpo, è un'azione prevedibile, Rosi infatti spesso lo manda a vuoto. Il sinistro, ora ingancio di Battiste, un buon sinistro messo a segno dall'americano, un po' sornione Battiste. Viene avanti l'americano, Rosi gli gira attorno, ogni tanto lo ferma con colpi d'incontro Rosi. Buon montante destro di Rosi in corpo a corpo. Si scalda il pubblico di Perugia che incita a gran voce Gianfranco Rosi. Nuova serie a due mani dell'americano al corpo. È riuscito ad andare a segno ora più volte l'americano, poi Rosi col destro ha toccato, ma era in difficoltà Rosi sugli appoggi, era in squilibrio e rischiava di subire altri colpi da parte di Battiste. È andato più volte a segno in questo round anche lui. L'americano viene sempre avanti, subisce ovviamente il lavoro di sbarramento da parte di Rosi. Ma se vuole guadagnare la distanza necessariamente deve comportarsi così Battiste. Sinistro, destro, dritti, precisi al volto da parte di Rosi. Ha caricato il destro al corpo Battiste, poi ha forzato il sinistro ingancio al volto, ma è andato a vuoto, nettamente fuori misura. Bravo Rosi, sinistro destro al corpo, e poi ha evitato la reazione di Battiste che ha subito un altro destro di Rosi al volto. Destro ancora di Rosi al volto, poi azione a due mani di Battiste, ma Rosi riesce spesso a toccare l'americano con i suoi colpi. C'è probabilmente più potenza da parte di Battiste ma più precisione da parte di Rosi. Finisce una ripresa sostanzialmente equilibrata, questa possiamo considerarla sul piano della parità. Ecco Nino. Sì, Battiste è un attaccante puro, naturale, non è picchiatore e non inventa niente, ormai abbiamo già visto tutto quello che sa fare. Una serie di colpi portati al corpo ma quasi con l'interno dei guantoni, anche perché Rosi non gli permette di girare i pugni e quindi girare le mani completamente, e quindi i colpi sono senza efficacia. D'altra parte invece Rosi in uscita riesce sempre ad entrare con i suoi colpi precisi. Ci sono state due azioni perfette da parte di Rosi, che è riuscito a portare un sinistro e un destro al corpo di bellissima fattura. Ecco, sono queste le cose da sottolineare, e credo che se anche la ripresa può essere considerata alla pari, perché c'è stata una grande azione di attacco da parte della Battiste, Gianfranco è stato molto bravo a saperla contenere. Siamo alla quarta ripresa. Vedete come resta fermo sul tronco l'americano con i guantoni a protezione del corpo e del volto. Rosi ne approfitta subito per anticiparlo, poi è ripartito col suo sinistro cercando di sorprendere Rosi Battiste, ma Rosi non è cascato nel tranello,
Sempre avanti l'americano, Rosi gira attorno, poi di tanto in tanto si ferma, ora accetta lo scambio in corpo a corpo. Chiude Rosi con un perfetto montante destro al volto, ancora Rosi col sinistro destro, gancio destro ancora di Rosi al volto, destro di Rosi al corpo. L'americano dà la sensazione di aver sentito questi colpi di Rosi e infatti ancora Rosi tocca col destro due volte al volto. Molta precisione da parte di Rosi, i suoi colpi, ripetiamo, non hanno grande potenza ma sono precisi e soprattutto disorientano l'avversario perché ne interrompono l'azione. Rosi tra l'altro è bravissimo a non far ragionare gli avversari, appena li colpisce, appena va segno ne approfitta per insistere e non dà modo al suo avversario di prendere le contromisure. Insiste ancora Rosi, che accetta anche spesso gli scambi in corpo a corpo. Ora Nelson ha detto a Rosi di non toccare dietro la testa. Sinistro e destro di Rosi, ancora il sinistro in gancio ha pescato la guardia scoperta di Batiste. Poi due destri al corpo da parte dell'americano, ancora Batiste lavora il corpo di Rosi che risponde con un destro al volto. Il sinistro in gancio largo da parte di Batiste, insiste Rosi che prende sicurezza. Rosi tra l'altro è un pugile che ha bisogno di scaldarsi, di qualche ripresa per carburare. Sinistro in gancio da parte di Batiste, ma anche Rosi è andato a segno. Poi avete visto come ha forzato il gancio destro, Batiste andando clamorosamente a vuoto. Finisce la ripresa, un'ottima ripresa da parte di Gianfranco Rosi. A te Nino. Sì, un'ottima ripresa, anche se l'avversario, direi questo Batiste, è insistente, è un pugile che mantiene costante la sua azione e quindi è un po' asfissiante. Sarebbe da chiedersi se la capacità di Rosi non fosse, per quello che conosciamo, capace di tenere la distanza, dovremmo essere un attimo in pensiero. Che dici dell'espressione di Hachimura? È bellissimo, un uomo meraviglioso, che personaggio, un uomo guarda che cappello, uguale, identico a quando combatteva sul ring, a parte il biancore dei capelli, quei pochi che gli sono rimasti, è identico uguale, un uomo che ha combattuto fino quasi a 50 anni e che oggi vederlo in queste condizioni. Scusa Nino, dicevano che avesse oltre 50 sì, anni negli ultimi anni. Questi poi non si sanno mai le verità di questi uomini, ad ogni modo è un bel esempio per il pugilato. Certo, un uomo così fa onore veramente a un campione del mondo del passato. Bene, siamo alla quinta ripresa. Gianfranco Rosi sta difendendo il suo campionato mondiale dei pesi medi junior dall'assalto dell'americano Gilbert Batiste. Sinora Rosi ha controllato agevolmente l'americano e in vantaggio di punti Rosi ha vinto quasi tutte le riprese. Un paio sono terminate più o meno sulla stessa linea, però soprattutto la prima, ma come preferenza dobbiamo assegnarla a Rosi perché indubbiamente i colpi più puliti comunque sono stati i suoi. Sbilanciato fuori misura, Rosi ha appoggiato i guantoni sul ring. Ha pescato in pieno la mascella di Batiste. Rosi insiste a corta distanza, cerca di legare, subisce un destro in uscita da ingancio da parte dell'americano. Balani sicuramente ci farà rivedere questa azione, è stata molto bella. Buono anche questo destro in uscita, conclusione di uno scambio a corta distanza da parte di Rosi. Ancora Rosi urla il pubblico di Perugia. Gira col destro su. Dobbiamo dire tra l'altro che sono presenti le massime autorità del
regione, segno dell'importanza che anche le personalità politiche dell'Umbria hanno attribuito a questo incontro. Due buoni sinistri di Rosi, poi il destro era rimasto fermo sui colpi che aveva subito Battist e Rosi lo ha centrato anche col destro. Questa è la grande capacità di Rosi di saper sfruttare le situazioni favorevoli che gli si presentano. Vedete ancora Rosi in corpo a corpo. Quando porta i colpi dalla distanza, serie quasi sempre di tre colpi, Rosi è molto preciso. Sinistro destro di Rosi precisi, anche adesso avete visto al volto, è entrato bene nella guardia di Battist. Il destro ancora di Rosi, dritto, destro ancora, sinistro destro, scambio, poi a corta distanza, ancora il destro di Rosi, Battist cerca il colpaccio, incassa molto l'americano. Il lavoro di sbarramento di Rosi è eccezionale, ha messo adesso a segno, a conclusione del round, molti colpi dritti. È finita la ripresa, una ripresa che Rosi ha vinto nettamente e ha frastornato parecchio l'americano. Se fosse un animale direi che è stato domato, se fosse una belva feroce. È stato controllato, dominato direi proprio da Rosi in questa ripresa, quando le azioni dell'americano si facevano come in quelle riprese precedenti, insistenti. E si portava sotto all'avversario, al nostro Gianfranco, non riusciva a sortire lo stesso effetto delle riprese precedenti. Vedete che Rosi riesce a controllarlo, anche se sappiamo Gianfranco usa le braccia per controllare nei limiti della regolarità, riesce a farlo. E questo pugile, a mio avviso, a questo punto è un pugile domato. Adesso Gianfranco, l'importante è che tenga la distanza, la fatica del match. Siamo alla sesta ripresa. Comunque tenete presente che Rosi è anche se ha 34 anni compiuti, è un pugile che si prepara con molta serietà e in quanto tenuta, in quanto a fondo, non dovrebbe dare preoccupazioni. Buono questo scambio, è andato a segno anche l'americano, dobbiamo dire. L'americano ha messo a segno un sinistro al corpo, è stato l'ultimo colpo dello scambio. Era andato a segno prima Rosi, ma poi Battista ha chiuso bene con quel sinistro al corpo. Un colpo portato molto bene. E in effetti dobbiamo dire che la maggior parte dei colpi che ha messo a segno l'americano, o perlomeno i più efficaci, forse sono quelli che ha piazzato al corpo. Può essere chiaro l'intendimento a questo punto dell'americano, cioè quello di fiaccare la resistenza di Rosi. Bravissimo Rosi col destro, ha fermato Battist prendendolo perfettamente sul tempo, mentre Battist ha insistito a toccare al corpo con un destro. Il sinistro dritto ancora di Rosi, poi risponde l'americano in maniera imprecisa e quindi Battist lavora al corpo. È il suo terreno preferito, la corta distanza con scambi al corpo, mi riferisco all'americano, mentre quando è a distanza Rosi praticamente lo domina. Adesso vedete Rosi ha piazzato due colpi, sinistro destro dritti, e poi ha subito legato, imbrigliando così l'azione, la possibile reazione di Battist. Destro buono dritto di Rosi che poi lega come sempre. È la grande furbizia, il grande mestiere, la grande esperienza di Gianfranco Rosi. Ancora il destro di Rosi è andato a segno. Sinistro destro di Rosi, poi ancora il sinistro mentre era alle corde. L'americano viene sempre avanti, ma sta subendo parecchi colpi al volto da parte di Rosi, che lo anticipa con perfetta scelta di tempo.
destro ancora di Rosin, sono parecchi colpi che si scambiano anche se imprecisi ora a corta distanza. Finisce con un sinistro Rosin al volto, ma è finito il round. Nino Benvenuti, si può dire una ripresa condizionata da un colpo, quello nella prima ripresa, un gancio sinistro al corpo di Rosi che è stato sofferto, ha fatto una smorfia di dolore e per un minuto e più ha girato cercando di tenere lontano l'avversario. Ci sono stati poi degli scambi da parte di Battiste che ha cercato di ripetere il colpo ma non gli è più riuscito, anzi così facendo si è portato sotto al nostro pugile che è riuscito a colpirlo molto spesso e agevolmente, colpi anche abbastanza efficaci, colpi precisi, colpi che hanno avuto un effetto che di portar sì che alla fine della ripresa il vantaggio sia stato del nostro pugile. Bene, quindi a questo punto abbiamo superato la metà del match, un Rosi in buona condizione, un match sinora a lui favorevole. Siamo alla settima ripresa. Battis cerca sempre di arrivare in corpo a corpo per far partire le sue serie a due mani, in gancio, per toccare ai fianchi Rosi. Rosi lo punzecchia col suo sinistro. Adesso non era riuscito a colpirlo Rosi e allora alla fine ha legato. Sinistro dritto e poi anche il destro di Rosi, colpi comunque un po' telefonati dobbiamo dire, cioè lenti e essendo prevedibili assorbiti senza problemi da Battis. Ora due sinistri, 3-4 da parte di Rosi, il jab sinistro di Rosi fa spesso breccia nella guardia dello statunitense, gancio destro di Rosi, continua coi suoi sinistri a martellare il volto di Battis. Rosi sul piano tattico il match segue sempre lo stesso binario con lo statunitense che viene avanti cercando la distanza ravvicinata, la corta distanza per poi lavorare al corpo, ma vedete Rosi come riesce ad anticipare l'americano e poi col sinistro in gancio va a segno al corpo due volte pur subendo l'azione ossessiva quasi di sbarramento da parte di Gianfranco Rosi. Un po' monotona l'azione di Battis, è sempre la stessa. Quando porta il destro poi lo fa con molta lentezza Battis e ha possibilità Rosi quindi di evitare quasi sempre il colpo. Comunque al di là di ogni cosa l'americano è sicuramente un pugile che ha buona potenza nelle braccia. Lento ma potente, però Rosi non gli consente mai di andare a segno con colpi efficaci e del resto questa è la grande forza di Gianfranco Rosi. Finisce la ripresa. Rosi implacabile con i suoi colpi diretti che riescono a fermare implacabilmente proprio l'avversario e controbatte anche con qualche colpo al corpo, anche di una certa efficacia, un'efficacia che il pugile americano dimostra di non gradire molto. Sentiamo colpi... Nino l'angolo sì, di sentiamo... Rosi. Se riusciamo a capire sì. Lo leghi o lavori te, se puoi lavorare o lo leghi o non te ne fregare niente. Poterevi. Questa è cresta. O vai via. Le dice però di non fermarsi sul destro, ma non devi fermarti sul destro, pare che puoi fare tutto sul destro.
Non ti dice. Le dice di non fermarsi sui colpi, naturalmente, non deve fare con quell'avversario, ma mi pare che proprio questa è la tattica di Gianfranco in questo combattimento. Quando l'avversario gli si avvicina, cerca di bloccarlo se può e poi da lontano portare dei colpi precisi, implacabili, sempre al bersaglio. Direi che i colpi belli, i colpi precisi, i colpi migliori sono proprio quelli di Gianfranco Rosi. Siamo alla ottava ripresa. Ottava ripresa. Si inizia come le altre, cioè con Rosi che gira attorno, l'americano che viene avanti col suo sinistro. Destro e sinistro di Rosi, anticipando l'azione di Battist. Poi cerca il corpo a corpo Battist, beh, Rosi non lo fa lavorare. Bravissimo in questo, come sempre, Gianfranco Rosi. Sinistro e destro di Rosi al volto, poi la reazione col destro al corpo da parte di Battist. Ecco Nino, sempre molto sul piano tecnico, no, volevo chiederti questo, sì. I colpi di Rosi sicuramente non hanno grande efficacia, sono meno efficaci, però io dico sempre che Rosi è preciso e rapido. Certamente, i colpi di Rosi non sono efficaci ma sono precisi, e quelli sono i colpi che non si vedono, sono quelli che fanno molto più male. I colpi dell'avversario, in questo caso di Battista, sono tutti colpi telefonati, colpi preavvisati, ai quali ci si può sempre difendere. Difatti il colpo di due riprese fa, quando Gianfranco ha accusato un gancio sinistro al corpo, è stato proprio un colpo quasi anomalo, portato in maniera diversa da tutti gli altri precedenti, e quello lo ha sentito perché non era preparato a riceverlo. Sempre Rosi che gira attorno a Battista, lo mette in condizioni di non far partire i colpi, e Rosi continua con la sua azione incessante di anticipare l'avversario, oppure quando è in corpo a corpo lega bene e riesce a far partire lui i suoi colpi. Vedete come Battist viene avanti con le braccia a difesa parziale del volto, è andato a segno col destro Battist, poi risponde Rosi che va a segno anche col montante destro, scambio molto duro con Battist che ha picchiato spesso in corpo a corpo ai fianchi di Rosi. Il lavoro di sbarramento di Rosi è sempre affidato al jab sinistro, ma Rosi doppia i colpi, jab sinistro, jab destro, e poi porta anche il terzo col sinistro. È una ripresa dura questa. Rosi sta incassando qualche colpo al fianco. Destro e poi il sinistro di Rosi, ancora il destro ma impreciso. A segno i primi due colpi, buoni, fuori misura il terzo, è finita la ripresa. Vedo Rosi, ottimo questo finale di ripresa. Il destro di Rosi ha fatto breccia sul faccia, sul volto dell'americano, che lo ha accusato nettamente, mi è sembrato di vedere, che si è quasi piegato sulle ginocchia. Ormai eravamo alla fine del round e Rosi non poteva replicare, ma questo sta a significare che man mano che passa il tempo Rosi non perde la sua vigoria, i suoi colpi sono efficaci anche se l'avversario lo preme da vicino, ma ormai è insicuro, i suoi colpi sono portati, come ho detto anche prima, con l'interno dei guantoni, non sono colpi molto belli, servono soltanto a fare un po' di confusione, sono colpi che non hanno efficacia, e Rosi riesce a tenerli, a contenerli in maniera molto esemplare. Siamo ora alla nona ripresa. Campionato mondiale dei pesi medi junior da Perugia. Via via via, anticipa te! È rimasto un po' fermo in questa circostanza Rosi, poi va a segno col destro, ma Battista ha messo a segno parecchi colpi al corpo, risponde bene Rosi. È incredibile l'azione di Rosi. Sembra che non si spenga, le energie gli vengono con il passare del tempo. Guardate che bella serie di colpi diretti al volto, tutti colpi precisi.
tra l'altro accetta la corta distanza, che non è il terreno, mi pare, a lui più congeniale, no? Sì, Nino? Certamente, però i colpi suoi, vedi che belli questi, diretto, sinistro. È un po' fermo l'americano sul tronco, ha sentito i colpi di Rosi, e Rosi, come sempre, saggiamente insiste quando l'occasione gli si presenta. Ha subito una serie di colpi notevole, Battis risponde con disperazione, con colpi al corpo. Battis, Rosi non gli dà tregua, lo ha messo alle corde e vedete come lo anticipa bene appena si è mosso dalle corde. Rosi ancora pesca, Battis col montante destro in uscita, Rosi, poi gancio destro di Rosi al corpo. Una fase importante con Rosi che sta stringendo i denti, sta forzando per cogliere il risultato più concreto in questo round. Sinistro destro ancora di Rosi. Battis è costretto sulla difensiva in maniera molto evidente, respira a bocca aperta l'americano, segno di stanchezza, di fatica. Destro e sinistro, continua Rosi a colpire, serie impressionante di colpi di Rosi. L'americano, che è un buon fighter, risponde sempre con i colpi al corpo. Rosi ora lega un pochino, vedete, interviene Nelson, l'arbitro americano. Sinistri e poi destro di Rosi, quindi colpi al corpo di Battis, sinistro dritto ancora da parte di Rosi. A vuoto Battis con uno salto laterale, uno spostamento laterale, Rosi ha evitato il colpo. Viene sempre avanti Battis, ma è fermato dal destro di Rosi. Ottima ripresa da parte di Rosi, che apre subito con un destro al corpo, poi la risposta di Battis, che è andato a segno con un sinistro al volto, un sinistro preciso di Battis al volto. Destro di Rosi preciso, era sbilanciato l'americano senza guardia, aveva il guantone sinistro abbassato e Rosi col suo destro l'ha pescato in pieno alla mascella. Da segni di cedimento, l'americano è molto lento nei riflessi, finisce la ripresa, una ripresa che Rosi ha dominato. Implacabile Rosi in questa ripresa, ha portato dei colpi splendidi, tutti colpi precisi, colpi ragionati, colpi che hanno fatto breccia nella difesa di Battista, che pur attaccando era in preda nell'azione incessante di Rosi. Il americano ha provato qualche colpo da vicino, ma non c'è stato niente da fare. Rosi ha portato dei colpi precisi, colpi al bersaglio grosso, ma soprattutto i colpi alla testa, che sono arrivati con una precisione incredibile. La ripresa più dura questa per il Battis, che di questo passo non so quanto potrà resistere ancora. E vedete che Balani ci ha riproposto qualche fase di questo round appena terminato, un round dominato da Gianfranco Rosi, che il pubblico ha seguito con grande entusiasmo, e dobbiamo dire che nel minuto di intervallo i perugini si sono scatenati con il loro appoggio corale, hanno veramente sostenuto e incitato Rosi nel minuto di intervallo. Siamo ora alla decima ripresa, mancano tre riprese alla conclusione del mondiale dei medi junior che stiamo seguendo in diretta da Perugia. Rosi è nettamente in vantaggio ai punti, un vantaggio che continua a maturare nel seguito del combattimento, perché pare che Rosi abbia veramente sette vite. I 35 anni o quanti ne ha? 34 e mezzo, quasi 35, non dimostrano certamente fatica in questo atleta, che grazie a una preparazione, destro di Rosi al volto, è sempre presente sul ring come i più giovani atleti. Rosi lo chiamano un po', il collega Torromeo del Corriere dello Sport lo chiama, ecco Patrizia, la moglie di Gianfranco Rosi, avete visto la sua espressione sofferta un po' nel seguire il marito sul ring. Dicevamo, Torromeo lo definisce lupo solitario, perché effettivamente si allena da solo, fa una vita particolare quando si allena, va su in montagna, sulla collina che sovrasta Perugia, sul colle della Trinità. Rosi è lì da solo, si allena con grande intensità. Vedete Rosi insistere nella sua azione, viene fuori all'attacco ma con
Battis, ma con grande sapienza Rosi è venuto indietro mandandolo a vuoto. Un dominio assoluto da parte di Rosi, colpi di sbarramento di Rosi vanno a segno in maniera incredibile. È un'azione che abbiamo detto prima martellante quella di Rosi, e ci sembra giusto sottolinearlo ancora. E sono tutti colpi che portano punteggio, nel senso che consentono una valutazione positiva dell'azione, del lavoro di Rosi. L'americano cerca in qualche modo di acchiappare Rosi, cioè di andare a bersaglio, di trovare il bersaglio, ma ci riesce raramente. Quando poi riesce ad avvicinarsi, Battis cerca di caricare il gancio destro al corpo, ma vedete, è stanco, non c'è più lucidità nei suoi schemi, è sempre pericoloso, però poi nel pugilato, sapete, non bisogna mai sottovalutare né uomini né situazioni, anche quando sembrano le più propizie. Metti le mani dentro! All'angolo Bocciolini e Gresta raccomandano comunque sempre a Rosi di anticipare l'azione di Battis. Finisce la ripresa con un montante destro in più dopo il gong da parte di Rosi, un'altra ripresa che Rosi ha ampiamente vinto. È stata inesauribile l'azione di Rosi in tutta la ripresa, ormai il pugile americano cerca soltanto di attaccare ma senza convinzione, i suoi colpi non hanno più alcuna efficacia, non hanno effetto, mentre Rosi, pur muovendosi con velocità, riesce a toccare con precisione il volto dell'americano, che grazie alla sua azione di attacco i suoi colpi hanno maggiore effetto. Sentiamo ancora all'angolo Nino, vediamo se riusciamo a sentire, a captare qualcosa. Ecco la moglie Patrizia, ha un'espressione, sofferta, un'espressione sì, strana, sembra quasi che stia perdendo. Sì, sì, solitamente l'ho vista molto più sorridente. Ecco, era Gresta che diceva a Rosi non rischiare niente, ha ragione, ormai a questo ha vinto, punto credo proprio che solo non debba rischiare. Ma Gianfranco, devo dire, è un computer, sul ring sa fare le cose come ognuno di noi a bordo ring potrebbe voler fare. È la 11ª ripresa, cioè la penultima, che si apre con Battista all'attacco. E Rosi lo ferma come sempre con i suoi colpi d'incontro. Sinistro-destro di Rosi e poi clamorosamente a vuoto col gancio sinistro Battist. Rosi era all'angolo eppure è riuscito a spostarsi di quel tanto che è servito per far passare a un millimetro dal suo mento il sinistro di Battist. È disorientato e spazientito Battist perché non riesce a trovare Rosi e quindi parte con questi colpi, con queste sventole, nella speranza di trovare il colpo fortunato. Vedete come Rosi quasi scherza, come il gatto con il topo, con l'avversario. Il destro dritto e poi il sinistro di Rosi e Battist non riesce a prenderlo. Solo in corpo a corpo l'americano può piazzare i suoi colpi, quasi sempre ai fianchi di Rosi. Sinistro destro di Rosi ancora, poi va chiuso col terzo sinistro. E Rosi spingeva un po', cerca anche queste situazioni per recuperare un po' di fiato. Rosi che ha mandato a vuoto il sinistro di Battis ed è rientrato col suo destro. Vediamo l'americano molto stanco, prima di riprendere ad attaccare deve prendere fiato proprio perché è affaticato.
è sfinito in certi momenti l'americano. Vedete anche questa immagine significativa di Battist, che proprio è disorientato e non riesce a pescare Rosi, e invece Rosi continuamente lo punzecchia coi suoi colpi. Non c'è da discutere la superiorità di Rosi, ma a questo punto semplicemente la qualità del combattimento. Ormai Rosi in vantaggio di punti in maniera chiara, un Battista che attacca ma che con attacchi faraginosi, attacchi senza convinzione. Rosi che cerca di bloccarlo, che si sposta agevolmente, porta dei colpi ma senza molta efficacia, con convinzione ma non potenti. La superiorità di Rosi si nota, è schiacciante, è pulita, è chiara. A questo punto non c'è da mettere in dubbio il migliore dei due, c'è semplicemente da salvare quello che è lo spettacolo di due pugili che a questo punto cercano sì di arrivare alla fine con il minor danno possibile. Da una parte Battista che cerca di salvaguardare la propria integrità e dall'altra Gianfranco Rosi che cerca di dare il meglio di sé per apparire migliore di quel campione che è ancora, che conosciamo nelle fasi finali di questo combattimento. Intanto Balani ci aveva riproposto qualche fase al rallenti e avete visto a bordo all'angolo di Rosi come Bocciolini, il maestro e Gresta seguivano le vicende del match. Siamo agli ultimi tre minuti del match, dodicesima ed ultima ripresa del mondiale dei medi junior. Rosi in netto vantaggio di punti. Attacco disperato all'inizio di Battis, ma nettamente fuori misura. Fermato dal sinistro d'incontro di Rosi, Battis poi lavora in corpo a corpo l'americano. Rosi accetta lo scambio, lo mette alle corde. Avanza sempre Battis, incurante dell'azione d'incontro da parte di Rosi, che lega, subisce un destro alla testa. Rosi cerca di scatenarsi, l'americano ha qualche difficoltà ora Rosi a contenere l'irruenza di Battist. Del resto Rosi ormai, come diceva giustamente Gresta prima, non deve rischiare, è inutile, ha un grande vantaggio ai punti, il match è suo, deve solo far trascorrere senza pericoli questi ultimi minuti. Sempre avanti comunque Battist, che ha un grande temperamento ma non molto di più, nient'altro di più. Poca consistenza da parte di Battist, colpi tutti portati con molta imprecisione, colpi tanto per sinistro destro, colpi in serie da parte di Rosi al volto. E anche lì si è fermato un istante Battist e Rosi subito lo ha pescato con i suoi colpi dritti e ha doppiato, mettendo l'americano in difficoltà, costretto Battist a fermarsi. Qualche azione non ordinata in queste ultime fasi, la stanchezza ovviamente pesa su tutte e due, ma dobbiamo dire che Rosi è stato straordinario per la grande continuità di ritmo, non si è mai concesso pause, è volato il paradenti, ci sembra, di Battist. Sinistro ancora di Rosi, più volte a fermare l'americano, che gioca il tutto per tutto, ma Battist non riesce a trovare la strada giusta. È difficile del resto per chiunque con Rosi. Stupenda invece l'azione di Rosi, che è arrivato a segno con quei colpi diretti di rara efficacia. Rosi da spettacolo, accetta lo scambio in queste ultime fasi del match. Bocciolini e Gresta urlano a Rosi di lasciar perdere, il match è suo, giustamente. Ma Rosi ha grande generosità e il suo temperamento, avete visto anche l'angolo americano, ma c'era altra aria da quelle parti. Il pubblico è impazzito di gioia, di entusiasmo, applaude, batte i piedi sul pavimento per la sua approvazione a quest'altra grande impresa di Rosi. Rosi ha vinto, ha stravinto il match, abbiamo visto Billy Moore prendere il suo pugile, consolarlo, vedete sconsolato Battist all'angolo, ora abbraccia Rosi, si è reso conto di aver mancato il successo Battist,
E un'altra lezione Rosi ha inflitto all'americano. Questa sera Rosi si è preso una grande soddisfazione di fronte al suo pubblico, un punteggio che tu stai vedendo molto significativo. Ecco, abbiamo qui al nostro fianco Benedetto Montella, che tra l'altro è il nuovo responsabile europeo dell'IBF e da stasera chiude la sua carriera di giudice. Montella è sempre molto cortese. Qual è il tuo punteggio? 120 a 108. Io non ho potuto trovare con tutta la buona volontà una ripresa per Battisti. Grazie, avete sentito Montella. Mentre direi che ne ho trovate due pari, la prima e la terza. Sì, siamo lì, insomma. Ecco, questa potrebbe essere l'unica. Malani ci fa rivedere qualcosa, Nino. Guarda come anticipa l'azione dell'americano. Quello che devo sottolineare, come Rosi, ancora la dodicesima ripresa, riesca sulla punta dei piedi a portare dei colpi così precisi ed anche efficaci. Il pugile che aveva di fronte non era un grande campione, però un pugile che lo ha impegnato moltissimo. Intanto ci dicono che dobbiamo chiudere, abbiamo Gianfranco Rosi prima ancora del verdetto, una battuta. Allora Gianfranco, ancora una volta un grande successo, hai dominato un americano che oggi, vi ricordo, l'abbiamo detto prima, è al numero 2 dell'IBF. Sono grande, via, ho le gambe favolose, più favolose del mondo credo, e grazie al mio grande temperamento e voglia di sacrificio sono arrivato finalmente a numero 12. Grazie a tutta l'Italia, perché sono convinta che mi vuole bene. Ciao. Grazie Rosi, il 12 a cui si riferiva e le sfide mondiali ne ha già fatte 11 con quella di stasera e naturalmente ormai è automatico che farà la dodicesima, e per lui significa arrivare a un grande traguardo, aver combattuto sfide mondiali tante quante. Nino, benvenuti, mentre vediamo la grande festa sul ring per Gianfranco Rosi. Ed io gli auguro di arrivare oltre, molto oltre. Lo può fare, direi che c'è la possibilità per Gianfranco Rosi, anche all'età di 35 anni, di continuare a combattere. Se ecco l'abbraccio di Patrizia a Gianfranco Rosi, marito e moglie sul ring. È chiaro, adesso ha un'altra faccia Patrizia Rosi. Devo dire che Gianfranco ancora questa sera ha dimostrato il suo valore. Direi che proprio, anche se l'avversario, ritorno a sottolinearlo, non è stato un fulmine di guerra, sì, però, è stato un pugile che l'ha impegnato. Nino, è vero, non è un fulmine di guerra. La realtà è che gli avversari fanno sempre figure non buone con Rosi, cioè è Rosi che mette gli avversari in condizioni di non figurare. Certamente, Gianfranco riesce ad ogni pugile a dare la sua medicina. Anche questa sera ha saputo trovare il modo, il bandolo della matassa per risolvere la situazione. Ecco, intanto non viene data lettura dei cartellini, ma è stato dato comunque il verdetto, l'arbitro ha sollevato il braccio di Rosi, non vengono letti i punteggi, ma li avete visti da Balani, quindi amici sportivi, Mario Guerrini, Nino Benvenuti, Nazareno Balani dalla regia e la squadra esterna Bari 1 vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che Gianfranco Rosi si è confermato campione mondiale dei medi junior battendo nettamente ai punti l'americano Battis. È tutto, grazie ancora.